Polizia di Stato indaga sul pulmino colpito dai sassi sulla Sena Bettolle. Rivoluzioni Bollini, ZTL e Aru, dalle nuove tariffe un risparmio per i cittadini di quasi 400.000 euro. Troppi debiti per Sei Toscana, viene messa in mora. Stadio, taglio dei pini ultimato, la partita del Siena domenica si svolgerà regolarmente. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la cronaca. La Polizia di Stato indaga sul pulmino colpito dai sassi sulla Sena Bettolle. Il pulmino diretto all'ospedale Le Scotte di Siena per il trasferimento di un paziente di Chiusi all'altezza dello svincolo di Rigomagno è stato fatto bersaglio di ben un lancio di ben grosse pietre provenienti dalla scarpata. Sono stati così coinvolti un autocarro, un van e un'autovettura, ma fortunatamente i rispettivi conducenti e passeggeri sono rimasti illesi. La polizia stradale è giunta sul posto a seguito delle segnalazioni arrivate al 113 della questura. Ha effettuato gli accurati sopralluoghi e gli accertamenti. Il parabrezza anteriore è stato colpito e danneggiato, ma non è andato in frantumi. I due volontari dell'equipaggio hanno avuto la freddezza di fermare il mezzo e mantenere di conseguenza in sicurezza il paziente, uscendo tutti senza ulteriori conseguenze. Adesso la polizia sta indagando, sta anche guardando i filmati che riprendono l'area interessata. E adesso cambiamo argomento. Rivoluzioni, Bollini, ZTL e Aru. Dalle nuove tariffe un risparmio per i cittadini di quasi 400.000 euro. Ma sentiamo il servizio. La Giunta Comunale ha deliberato le nuove tariffe ridotte per la sosta nella ZTL e nelle Aru. Come annunciato dal sindaco Bruno Valentini, le nuove tariffe prevedono un dimezzamento del costo annuale per sostare nella zona a traffico limitato, il quasi azzeramento per le aree a rilevanza urbanistica. Si tratta di un'operazione resa possibile dal risanamento del bilancio comunale portato avanti dall'attuale amministrazione a partire dal 2013 e dal buon andamento della società controllata Sena Parcheggi. Il programma di riduzione delle tariffe a carico dei residenti era iniziato lo scorso anno col dimezzamento del bollino Aru e con il taglio del 10% del bollino ZTL. Dal 1 gennaio 2018, per praticità, le tariffe auto si trasformeranno da mensili ad annuali, diventando così 12 euro per la prima auto e 18 per la seconda. Tutte le altre tariffe per la circolazione e la sosta nella zona a traffico limitato e nelle aree a rilevanza urbanistica resteranno invariate. Un'altra promessa mantenuta, afferma il sindaco Bruno Valentini. Sentiamolo. Sì, questa è veramente una piccola rivoluzione, termine adatto, perché non so in quanti casi il comune, anche se attraverso una propria società controllata, invece di ritoccare le tariffe fa il contrario, le diminuisce restituendo ai cittadini, quelli interessati ovviamente, quelli cioè che stanno nel centro storico in particolare o nelle zone limitrofe toccate dalle zone Aru, quasi 400.000 euro. Lo possiamo fare perché il bilancio del comune è stato risanato, quindi anche se non navighiamo nell'oro, nel senso che comunque abbiamo le difficoltà che hanno tanti altri enti locali, e la buona gestione della Siena Parcheggi consente di fare un'operazione che va nell'interesse dei cittadini. Questo sarà possibile quindi dal 1 ottobre, avremo una tariffa simbolica per quanto riguarda le Aru, più o meno 10 euro all'anno, e per quanto riguarda invece la ZTL, il bollino più piccolo, quello più basso, che prima era circa 25 euro, scenderà a 9 euro, con un leggero invece importo più grande per le macchine più lunghe. È un fatto molto importante perché questo significa una restituzione di soldi dopo 25 anni da quando questo bollino fu introdotto, che c'è una riduzione così forte. Spero che questo, ma lo controlleremo, non comporti un aumento di domanda di sosta nel centro storico, perché comunque le regole non cambiano. Cioè, chi poteva parcheggiare prima potrà parcheggiare, chi non lo poteva fare non potrà farlo, semplicemente pagherà meno, molto meno. E sempre il sindaco Bruno Valentini ha annunciato ai nostri microfoni che il taglio dei pini al parcheggio lo stadio è stato ultimato, di conseguenza la partita del Siena di domenica si svolgerà regolarmente, ma sentiamolo. Il taglio dei pini non riguarda solo lo stadio, in realtà l'operazione è molto più ampia, perché i pini a rischio sono molti di più, e per una esigenza
penso comprensibile, di sicurezza delle persone, dopo averlo concordato con la sovrintendenza, che ha visto questa pratica dal punto di vista paesaggistico anche in modo molto attento, tant'è che il permesso non ci è arrivato subito, stiamo procedendo al taglio dei pini, visto che si fermo con altri alberi, ma era indispensabile perché erano praticamente arrivati a fine vita. Inoltre la siccità di questi giorni ha seccato le resine rendendoli ancora più a rischio e non su questo non potevamo avere tentennamenti. Cambiamo ancora argomento, troppi debiti per Sei Toscana, viene messa in mora, deve 7,5 milioni ad AISA, ma sentiamo il servizio. Il prefetto Armando Gradone ha prorogato il mandato dei tre commissari che gestiscono Sei Toscana fino a marzo 2018. Questi hanno evidenziato nella relazione tecnico-amministrativa le difficoltà di Sei Toscana a pagare i crediti TIA. L'azienda ha infatti difficoltà a rispettare i propri impegni, tra cui il pagamento dei crediti TIA non riscossi dai precedenti gestori del servizio. Deve essere Sei Toscana a saldare i gestori precedenti come AISA, il che vale a dire il comune di Arezzo. AISA avrebbe dovuto ottenere 8,5 milioni, che sono cessati attualmente a 7,5 per i successivi incameramenti di circa 1 milione, una cifra che Sei Toscana ha difficoltà a pagare. Lo stesso vale anche per le società che prima gestivano il ciclo di rifiuti a Siena e Grosseto. Per Siena Ambiente il credito è di circa 6 milioni. In totale il credito sarebbe di circa 20 milioni. E riguardo alla gestione dei rifiuti prendono posizione anche le associazioni di categoria, CNA, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Confindustria. Serve migliorare il servizio, affermano. Sentiamo. I problemi legati allo smaltimento dei rifiuti e dalle tariffe a carico delle imprese sono ancora ben presenti e continuano ad essere un peso eccessivo per tutto il mondo della produzione e del commercio, affermano in una nota stampa CNA, Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e Confindustria. Negli ultimi 3 anni abbiamo sempre espresso in modo chiaro e netto questi concetti, evidenziando con dati concreti la mancanza di economia e maggiore efficienza del servizio nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti operata in seguito alla determinazione del nuovo ambito territoriale e all'individuazione del nuovo gestore. Dopo le note vicende che hanno riguardato la società Sei Toscana, affermano le associazioni di categoria, l'opera dei commissari in questi mesi sta mettendo in evidenza tutte queste problematiche in modo chiaro, netto e incontrovertibile. Pur apprezzando, affermano, il lavoro dei commissari, auspichiamo un rapido ritorno ad una gestione ordinaria attraverso cui poter programmare nuove efficaci soluzioni operative anche per non eccessivamente gravare con i compensi commissariali sui costi della società. È infatti di tutta evidenza che se anche la società registra un utile di gestione, questo dovrebbe essere destinato alla diminuzione delle tariffe e al miglioramento del servizio e non a compensi a terzi, seppur dovuti da criteri tabellari e di carattere straordinario, quali quelli dovuti appunto ai commissari. CNA, Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria, insieme e con pieno spirito costruttivo, nei prossimi giorni incontreranno la governance dell'ATO ed in quale sede auspicano lo sviluppo di un aperto dialogo anche sulle proposte dell'associazione per migliorare il servizio e le tariffe applicate, al fine di rendere tutto il progetto di macroarea compatibile sia con le norme di legge che con le esigenze di sopravvivenza e sviluppo delle imprese. E adesso cambiamo argomento. MPS al via nuovi incarichi di responsabilità. Prosegue infatti il percorso del Monte dei Paschi di rilancio indicato dal piano industriale con l'assegnazione di nuovi incarichi di responsabilità, frutto di una scelta autonoma del gruppo ed espressione delle politiche già in essere di gestione del personale che hanno come scopo, si legge da una nota stampa della banca Monte dei Paschi, prioritario la valorizzazione delle competenze interne, il riequilibrio di genere negli incarichi di responsabilità in ottica di sviluppo professionale, favorendo le sinergie e lo scambio di esperienze tra rete e strutture centrali della banca. E adesso cambiamo argomento, si svolgerà il prossimo 17 settembre alle 17:30 in Piazza del Campo la consegna alla contrada dell'Oca del Masgalano per i Pali 2017, Masgalano che è stato realizzato da Paolo Penco e offerto dal Lions Club Siena in occasione del 60° anniversario del club senese e dei 100 anni del Lions International. E adesso Palio Dasti che rinuncia per la prima volta nei suoi 50 anni di storia ai Puro Sangue, all'effetto dell'ordinanza del Ministero della Salute che vieta l'utilizzo di questi cavalli qualora la pista non abbia caratteristiche analoghe a quella degli ippodromi, quella che appunto non ha piazza Alfieri. La corsa si farà dunque con i Mezzosangue, decisione che potrebbe avere anche ripercussioni sul Palio di Siena e sul lotto di cavalli disponibili. E cambiamo ancora argomento. Siena Firenze, riapertura dello svincolo di Impruneta prevista entro il 14 settembre. I lavori rientrano nel piano
avviato da ANAS per la riqualificazione e l'innalzamento dei livelli di sicurezza del raccordo autostradale, scusate, Siena-Firenze, per un investimento complessivo di oltre 46 milioni di euro tra lavori completati negli ultimi 2 anni e interventi in corso. Da lunedì 11 settembre il tratto attualmente oggetto di intervento sarà prolungato di circa 500 metri verso Siena. Il transito resterà regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre entro giovedì 14 settembre sarà riaperto lo svincolo di Impruneta, nonché un tratto della carreggiata in direzione di Siena per 2,7 km. I lavori poi proseguiranno sul tratto restante, il cui completamento è previsto entro il 22 settembre. E passiamo adesso alla nostra pagina sportiva. La Robur continua la preparazione per la partita casalinga di domenica contro l'Arzachena. Sentiamo le dichiarazioni del giocatore Fabio Gerri. Sto trovando molto bene, fino adesso sia con lo staff che con i ragazzi. Ho trovato una squadra che ha voglia di fare bene e di ottenere buoni risultati durante questa stagione. Quindi sono molto contento di far parte di questa squadra. Sicuramente mi fa molto piacere perché comunque Siena è una piazza importante, ha dimostrato negli anni passati comunque che ha fatto categorie importanti, quindi spero che tornerà presto nei palcoscenici che merita questa piazza. Ho fatto negli ultimi 2 anni i primi 6 mesi all'Entella in prima squadra. E ho fatto una decina di presenze e poi sono andato entrambi gli ultimi 6 mesi degli ultimi 2 anni in prestito a Bassano e a Sant'Arcangelo e ho cercato insomma di fare più esperienza possibile. A me piace giocare la palla, comunque sto cercando di migliorare nella fase difensiva che diciamo è un po' la mia parte carente, però diciamo la mia caratteristica migliore è quella di giocare la palla per la squadra, insomma. E ora il volley. Emma Villas si prepara per la sfida di domani contro Tuscania, seconda amichevole della stagione. Alle 18 al Palaestra ci sarà l'esordio casalingo. I bianco-blu incontreranno Tuscania, già battuta 6 giorni fa. I prossimi appuntamenti per l'Emma Villas Siena saranno poi il Volley Day il 22 settembre con l'arrivo della Sirsef di Perugia. Ma sentiamo le parole del presidente Gianmarco Bisogno. Si può fare veramente delle cose belle, si può ambire a dei risultati importanti, per cui secondo me la città, i tifosi, i cittadini che amano lo sport hanno l'occasione, secondo me, la domenica di venire a sostenere la Emma Villas e vorrei oramai al terzo anno che fosse sdoganato il concetto che è la Emma Villas Siena, cioè la squadra è una squadra di Siena a tutti gli effetti e della provincia naturalmente, per cui conto molto e mi aspetto molto nel sostegno da parte dei tifosi, da parte della città che già c'è comunque perché ci ha accolto in maniera straordinaria in questi 3 anni, da parte di tutti, da parte dell'amministrazione, della Polisportiva Menzana, dalla Menzana stessa, per cui mi aspetto che veramente ci diano quel qualcosa in più per raggiungere uno degli obiettivi che sono veramente, veramente faticosi, l'avete visto anche in questi 2 anni, no? L'arrivo della Sirsafed è una grande giornata di festa, è un momento per chi ama la pallavolo, ma anche no, di vedere campioni di caratura internazionale, gente come Zaitsev, come Atanasevic, De Cecco. Non è così, diciamo, banale vederli. E soprattutto l'afflusso di pubblico, come c'è stato l'anno scorso, mi ha portato e mi porterà sempre di più a riflettere che questo movimento su Siena è stato alla fine azzeccato, perché avere 3.000 spettatori per un amichevole contro Perugia evidenzia il fatto che c'è voglia, c'è intenzione di sposare questo progetto anche a livelli estremi, come potrebbe essere un campionato di A1, che potrebbe essere un obiettivo per la Emma Villas, comunque difficilissimo, molto difficile, ma raggiungibile. Ed era questa la nostra ultima notizia. Un saluto dalla redazione di Radio Sena TV e un buon proseguimento di visione dei nostri programmi.